Amici di Gilda TV, ben ritrovati. Carla Virzì per Gilda TV con una sintesi dei lavori che si sono tenuti a Taormina nei 5 giorni di Taobook, Festival Letterario Internazionale. Eccoci come promesso alla kermesse letteraria del Taobook Festival di Taormina, che ho tempo per usare le parole di Antonella Ferrara, ideatrice, madrina, presidentessa e direttrice artistica della manifestazione. Questa sera al Teatro Greco, se il tempo sarà clemente, la tanto attesa inaugurazione con la cerimonia di consegna del Taobook Awards, il prestigioso riconoscimento dell'eccellenza in ambito letterario e delle arti in generale. Tra i premiati di stasera avremo lo scrittore e saggista israeliano Amos Oz, il premio Pulitzer Elizabeth Strout, l'attore, sceneggiatore e regista Sergio Castellitto, poi Anna Valle, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Ulisse Lendaro e Marella Ferrera. Purtroppo il tempo non è stato clemente in questi primi giorni di Taobook e dunque la consueta apertura in grande stile a cui ci hanno abituato al Teatro Greco di Taormina non è stata possibile. In compenso seguiremo la consegna dei Taobook Awards, i prestigiosi riconoscimenti d'eccellenza nel campo letterario e delle arti in generale, durante i vari incontri. Tra i primi appuntamenti di questa domenica Taobook, imperdibile l'incontro con Sergio Castellitto, attore di film storici come La famiglia di Ettore Scola o Il grande cocomero di Francesca Archibugi, ma soprattutto regista, spesso a partire dai romanzi della moglie Margaret Mazzantini. Ricordiamo Venuto al mondo, Non ti muovere e l'ultima pellicola del 2017 Fortunata. Ma ascoltiamo Sergio Castellitto. La rivoluzione penso che sia la parola più bella non potevo anche trovare questa. Nel senso che la rivoluzione dovrebbe essere come dire, una specie di parola d'ordine che ognuno di noi nella propria vita interiore e sociale dovrebbe ripetersi ogni mattina, no? Il che non vuol dire rivoluzione, ma vuol dire vigilare sulla cura, secondo me, della propria interiorità. Perché vedete, tutta questa roba di socialità, di social attività, ci porta verso una finta attenzione verso noi stessi. Questa comunicazione di tutti con tutti esclude la parte più decisiva, che è la propria interiorità, che è la propria che l'attenzione, che non è l'ego, che non è l'egoismo. Questa sera i grandissimi nomi saranno Giancarlo De Cataldo, magistrato, autore dell'apprezzatissimo romanzo criminale, divenuto film con la regia di Michele Placido e successivamente serie TV, a seguire Paolo Giordano, autore del bestseller La solitudine dei numeri primi, e last but not least il grande saggista e scrittore israeliano Amos Oz. L'award è stato conferito per l'instancabile impegno letterario che ha visto intrecciarsi vita personale e racconto delle rivoluzioni, investendo situazioni private e quotidiane di un valore universale. Grazie ad Amos Oz, ciao per favore, per l'invito di essere nel nostro premio, realizzato in pietra in Taormina e argento, rappresenta l'immanenza della parola nel tempo. L'imbarbarimento a livello di parole che c'è, in realtà a me porta una grandissima tristezza, perché io faccio coincidere questo col nostro modo di essere e di stare al mondo, ed è il motivo per cui, cioè, qua non stiamo nel nostro, diciamo, contemporaneo stretto, non stiamo neanche più invocando parole di salvezza, già troppo, cioè dovremmo invocare qualcosa di molto più semplice, cioè una minima igiene delle parole, perché quando poi ci permettiamo di dire parole come è finita la pacchia, per certi contesti, per parlare di certi esseri umani e di certe situazioni, stiamo creando un atto in realtà. Ondata di donne al Taobook, a partire da Andrea Marcolongo, che vedete alle mie spalle. Abbiamo incontrato in questi giorni la premio Pulitzer e da ora anche premio Taobook Elizabeth Strout. Abbiamo incontrato Daria Bignardi, che ha conversato con noi circa il suo ultimo romanzo Mondadori, Storia della mia ansia, e Madeleine Tien, Jamile Kadivar, che ci hanno raccontato rispettivamente la Cina e l'Iran delle rivoluzioni. E per finire stasera, ultima donna del Taobook sarà Cristina
Cristina Cassar Scalia, che ci racconterà del suo vicequestore Giovanna Guarrasi in compagnia di Francesco Musolino. Dal panorama mozzafiato di Piazza 9 Aprile di Taormina si conclude stasera la kermesse letteraria del Taubuk. Ultimi tre ospiti che incontreremo: il regista Ferzan Ospetek, il giornalista Federico Rampini e lo psichiatra Paolo Crepè. Ma vediamo un estratto. Questi due leader e la storia della loro Germania democratica è un esperimento che è stato definito la prima superpotenza erbivora della storia. Cioè una superpotenza che prescinde dall'aspetto militare. Dalla seconda guerra mondiale in poi loro investono il meno possibile nella forza militare. In compenso hanno una forza economica soverchiante. E hanno, negli anni migliori della loro storia, hanno cercato di essere un modello di civiltà, un modello di diritti, un modello di welfare. Ed è un esperimento molto nuovo quello di una superpotenza che ha tutti gli elementi del soft power, di una possibile egemonia culturale, e non la forza delle armi. Da Taormina è tutto, grazie per averci accompagnato. E non buttarsi se vuoi una vita, sei e dare figli a libera, dare figli a libera. Sei libera e dare figli a libera, dare figli a libera, e dare io per un mondo. Ora biglietto, sicuro vento, treno, una nave per approfondire il tuo mare pieno. Guarda una foto, se puoi ricordami di quando io ti voglio prendere sotto la pioggia. La vita è triste, fai una festa in vita di, se ti innamori considera. Ricordati di non bere se non hai un brindisi, se ci ripensi pensa, cioè non ripensarci più. Che tanto tutto scorre, e un attimo dura la vita, si fa male solo chi non cade. E non buttarsi se butta una vita, sei libera, e dare via libera, e dare via libera. Sei libera.